Leggiamo questa mattina dall'Epistola ai Romani, capitolo 1, versetti 19 e 20. Quel che si può conoscere di Dio è manifesto in loro, avendolo Dio manifestato loro. Infatti le sue qualità invisibili, la sua eterna potenza e divinità si vedono chiaramente fin dalla creazione del mondo, essendo percepite per mezzo delle opere sue. Perciò essi sono inescusabili. I due versetti di Patrick. Ascoltiamo questa testimonianza. Patrick è tetraplegico in seguito a un grave incidente. Dopo molti mesi di riabilitazione è trasferito in quello che sarà la sua famiglia, un istituto per persone a mobilità ridotta. Al suo arrivo lo sistemano in una camera doppia che condivide con Claudio, un giovane colpito da miopatia. Patrick è ateo, mentre Claudio è un credente. E ogni tanto un amico passa a trovarlo per leggere con lui un testo della Bibbia. In quelle occasioni Patrick chiede espressamente che la sua carrozzina sia spostata nel corridoio perché non vuole sentir parlare di Dio. Ma un giorno nessuno venne a spostarlo e lui fu costretto ad ascoltare. Fu così che Patrick si convertì al Signore. Un anno dopo la sua conversione ebbi l'occasione di incontrarlo. Immediatamente mi disse: "Adesso ti leggo due versetti importanti." Allora gli misi davanti la sua Bibbia e lui, con una bacchetta in bocca, sfogliò le pagine mostrandomi i due versetti che abbiamo letto all'inizio di oggi. Poi mi disse: "Molte cose ci separano. Io ero operaio mentre tu hai studiato. Io vivevo senza Dio e tu conosci Gesù Cristo fin dalla tua infanzia. Eppure questo testo ci rende perfettamente uguali. Anche soltanto vedendo il mondo che ci circonda, le stelle e la natura, noi possiamo comprendere che c'è un Dio che ci ama, possiamo onorarlo e ringraziarlo. A questo possiamo arrivare con la nostra semplice intelligenza umana. Per il più grande sapiente, come per il bambino, l'esistenza di Dio è palese, anche se molti rifiutano questa evidenza. Da allora sono trascorsi 40 anni e questi versetti sono diventati importanti anche per me. Che il Signore ci benedica.